Ehi là ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Rieccoci qui di nuovo con Power Wash Simulator. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Dunque ragazzi, allora purtroppo Gennarino ancora deve tornare dalle sue vacanze. Infatti ragazzi, me la sto vedendo io qui con la casa della nostra cara amica Lara Croft. Dunque ragazzi, allora nel primo episodio, dopo che ho terminato per l'appunto il primo episodio, mi sono dato un attimino un po' da fare perché ragazzi onestamente c'è tanto lavoro da fare qui e mi sono portato leggermente avanti. Aspettate un attimo che vado ad abbassare un po' il volume perché sennò me trapana il cervello. Allora ragazzi, continuiamo, o meglio continuo un attimino anche qui in modo da terminare anche questo lato, in modo che qui portiamo a termine tutto e ci possiamo, scusate, spostare finalmente sulla casa. L'unica cosa, ragazzi, che ho fatto riguardo alla casa, ho notato che vari tipi di pezzi che noi andiamo a pulire della casa sono singolarmente, quindi non è tutto quanto insieme, ma sono vari tipi di pezzi staccati, nel senso che se pulisco una finestra me la dà completata, se pulisco un muro me lo dà completato e naturalmente ogni tipo di pezzo che noi andiamo a lavare mi dà un compenso che potrebbe essere ad esempio 12, ecco qua ad esempio mi ha dato più 10 dollari perché se qui andiamo a vedere, vedete che qui il balconcino, vedete 2% che mi dà praticamente valore 1,50. Sicuramente credo che il guadagno sarà una volta fatto il tutto, però non lo so, ragazzi. Però l'intero lavoro è di ben 400 dollari. Al momento abbiamo 73 dollari, che onestamente, ragazzi, non ci faccio niente. Come detto, ragazzi, io qui ho già anche iniziato con la casa. Infatti, come vi ho detto prima, questa parete qui mi dà tot. Questa colonna con l'altro lato sempre della stessa colonna mi dà tot. E quindi andiamo avanti, cerchiamo di finire di pulire anche questo muro, in modo che comunque sia mi paga questa parte, che poi tra l'altro ragazzi non sono nemmeno tanto i soldi, anzi è più per il fatto che comunque sia c'è da perdere veramente così tanto tempo. Infatti anzi, non nell'ultimo, nel primo episodio, editarlo, ragazzi, veramente ci ho messo tantissimo. Ecco, infatti, come avete ben notato, qui anche la stessa cosa. Qui, ad esempio, la finestra è staccata da tutto il resto. Quindi, se io adesso vado a pulirmi la finestra, mi dovrebbe dare un compenso a parte. Cioè, non mi dovrebbe, mi deve dare un compenso a parte perché la parte in cemento è una cosa, la finestra è un'altra, quindi siamo lì lì. Mannaggia la miseria, Gennarone che ancora deve tornare dalle vacanze, maledetto, io qui sto a fa pure gli straordinari. Pensate un po' voi, pensate un po' voi. Comunque ragazzi, vabbè, comunque sia ragazzi, si scherza, cioè non è che sono qui per poter fare il cretino e postarvi il video. Anzi, meglio fare un po' di... Anzi, meglio divertirsi un po' che non essere troppo seri. Appunto, avete visto che la finestra mi ha dato un compenso. Adesso sicuramente la cornice me ne darà un altro. Ecco, infatti. Ok, perfetto. Dunque, ragazzi, all'oras. Quello lì sopra lì anche mi dovrebbe dare un compenso a parte. Che tra le altre cose, aspetta un attimo, prendiamo sta cavolo di impalcatura. Fatemela piazzare un attimino qui. Ok, a posto. In modo che comunque sia posso salirci sopra e posso lavorarci in tutta tranquillità. Non dico proprio tranquillo tra... Ah, l'unica cosa ragazzi che ho notato, mi sono arrivati praticamente dei messaggi qui da Winston Smith. Questi qua sono quelli che mi erano arrivati durante la progressione del gioco quando non stavo reccando, mentre questi qua invece immagino che abbia portato con sé qualche assaggio, qualche aggeggio sofisticato per accelerare il percorso. Naturalmente, ragazzi,
ce li leggiamo, mano a mano che andiamo avanti ce li leggiamo. La pulizia esterna è un'incombenza estremamente impegnativa, ne conviene. Beh, guarda, Ciccio, io mo qui sto iniziando a pulire. Cioè, fai tu. Ecco, lì mi ha dato un altro compenso. Per questo qui me ne dovrebbe dare un altro. Voi nel frattempo, ragazzi, leggetevi i messaggi che mi sta a mandare la tipa o il tipo. Per lucidare un solo mattone, ho consumato ben 4 stracci. Ma come, così? A cacchio? De cane? Ma vabbè, comunque, signori. Allora, perché questo qui non me lo dà come completo? Ecco, appunto. Adesso me l'ha dato come completo. Vabbè, comunque, lascia fare. Tutto come ci pensi, è tutto come ci pensi. Dunque, diamo anche una levigata, o meglio, una pulita qui, non una levigata. Non è un gioco di falegnameria. Anzi, a dire il vero, ragazzi, io cerco quantomeno anche di aspettare qualche gioco di falegnameria. Anche pure per cambiare ogni tanto. Allora, qui lo facciamo direttamente così, perché come detto me lo dovrebbe dare come niente. Ecco che secondo me qui, mannaccia la miseria, oh. Allora, arrivare là sopra non so come ci posso arrivare, perché non so nemmeno se devo fare il tetto. Allora, per l'impalcatura, vediamo un attimino, se io magari la giro e la metto un pochettino più distante, che succede? Succede che sono un pirla e che non posso nemmeno entrarci. Bene, bene, perfetto, ok. Vabbè, comunque, signori, damose, lavoriamo qui perché c'è veramente tanto, tanto, tanto ancora da fare. Per il momento, ragazzi, faccio prima tutta quanta la parte di sotto e poi dopo andiamo con la parte di sopra. Non so nemmeno se riesco quantomeno a finirlo in questo episodio, tutto quanto il lavoro, perché sarebbe una cosa molto difficile finirlo, perché come potete ben notare è molto molto sporca. Olè, a posto. Dunque, qui abbiamo fatto, adesso a ripigliati sta cosa. Guarda, piazzala qui per il momento, magari la metto un pochettino più distante. Facciamoci prima tutta quanta la parte di sotto e poi dopo facciamo la parte di sopra. Naturalmente, ragazzi, anche qui il marciapiede è staccato dalla casa, quindi mi dà anche qui un tot di dollari quando finisco questo, che al momento lo possiamo anche fare. Bene, così. Vai, vai così, vai così. Al momento qual è che stiamo utilizzando? Il 15. Se provo a mettere il 25 con una prolunga S, credo che dovrebbe essere abbastanza buono. Non lo so, ora vediamo. Eh sì, ragazzi, perché come detto, purtroppo bisogna capire che tipo di ugello utilizzare e che tipo di prolunga utilizzare con quel tipo di ugello. Olè, a posto, qui fatto. Ora vediamo un po', passiamo qui. Allora, qui lo sporco è meno ostinato, quindi con questo qua da 25 potrebbe andare anche bene. Come detto già nel primo episodio, se vedete che praticamente non va via subito, mi raccomando, non vi fate nervosi, ma bisogna attendere un momentino e vedete che praticamente lo sporco va via. Ok, finestra fatta, a posto. Vai così. Mi dovrebbe dare adesso la cornice, se tutto va bene. Allora, se non me la dà, è infatti perché è sporca qui. Ok. Vediamo un po', cerchiamo di salire e di fare anche di qua. Vediamo un po'. Ok. Ok, perfetto. Olè. Come detto, un po' di pazienza, ragazzi. E se fa tutto, se fa tutto. Allora, questa qui non me la dà come completa perché l'altra cornice, forse evidentemente c'è
Ancora un po' di sporco da qualche parte? Sicuramente sì. Va bene, comunque non ci preoccupiamo, cambiamo oggello, mettiamo quello là da 20, da 15 e cerchiamo di andare avanti, ok? In modo che comunque riesco a togliere lo sporco un po' più grasso, un po' più ostinato. Ora che ci penso, no? Com'è che faccio per... ok, com'è che faccio per la parte superiore? O meglio, il tetto. Il tetto, naturalmente, ragazzi, lo devo pure fare, no? E come lo faccio a fare? E quello è il problema adesso. Ok, a posto. Fatto anche quello. Dunque, portiamoci un pochettino più avanti con questa. Però non troppo avanti, magari la lasci qua. Allora, questo qui è staccato dalla casa. Ok, bene. Olè, a posto. Dunque, cerchiamo di finire la parete qui. Almeno così me la dà anche come completata. Me la dovrebbe dare come completata perché qui vedete che ci sta la colonna. Secondo me l'impalcatura può essere montata l'una sull'altra perché voglio dire no, sul tetto. Come ci faccio ad arrivare io? Quello è il problema. Io purtroppo sul tetto non ci posso arrivare. Allora, qui non me lo dà come completo perché non lo so, però non ci preoccupiamo, non ci fasciamo la testa prima di rompercela. Andiamo avanti. Olè, a posto. Forse magari c'è della zozzeria un pochettino più sopra? Sicuramente sì. E infatti, ok. Ottimo, ottimo. Passo un po' di qua. Olè. Santo Dio. È un lavoraccio, ragazzi, è un lavoraccio. Cioè, pensate nella vita vera un lavoro del genere. Cioè, tutto sommato è bello. Certo, guadagni, non dico di certo il contrario, però te fa due maroni come una capanna. Voglio dire, no? Un lavoro del genere fatto in questo modo un po' ti annoi, no? Voi che dite? Secondo me sì, secondo me sì. Però, signori, come si dice? Tutti i lavori sono buoni. Voi che dite? Secondo me sì. Praticamente tutti i lavori sono fatti bene. Beh, certo, dipende anche da come lo fai un determinato tipo di lavoro. Se lo fai abbastanza bene, credo che problemi non ne dovresti avere con il tuo cliente, insomma, ecco. Quindi, se sai lavorare, lavori e basta. Metti quello da 25, cerchiamo di fare un po' più veloce. Ecco, già qui, ad esempio, ti devi avvicinare perché non va via. Ecco. Eh no, allora togli, aspetta, togli questo, metti direttamente questo qua da 25, perché con quello là da 15, oddio, ci potrebbe pure stare quello da 15. Come detto ragazzi, purtroppo dovete trovare, cioè non purtroppo, è così, dovete trovare il giusto compromesso tra ugello e sporcizio, insomma, se riuscite quantomeno a farlo con quello da 15 lo fate con quello da 15, se no altrimenti lo fate con quello lì da 25, insomma, fate voi. Scusi, buon uomo, mi dà sta cavolo di cosa, me la sposti un po'? Perché se no altrimenti avrei comprato direttamente il sapone, il detergente, e l'avrei utilizzato direttamente sulla pietra. Però come detto ragazzi, non mi piace accettare, quindi nulla. Niente cheat, niente cheat. Un gioco che va giocato così com'è. Certo, come detto, te fai praticamente due maroni, però alla fine so soldi, so soddisfazione.
Voi che dite? Secondo me sì. Sono praticamente soddisfazioni. Ok, allora qui l'abbiamo fatto. Qui ci manca ancora un po'. Ok. A posto. Facciamo un attimino anche qui il marciapiede, in modo che comunque lo porto tutto quanto finito. Altro che Mastro Lindo. Mastro Lindo ci fa un baffo. Vabbè, comunque, dai, è così. Ok, dunque, andiamo avanti, famoci questo lavoro in modo che ce lo togliamo di mezzo. Come detto, ragazzi, non riesco a farlo tutto in un unico episodio, o meglio, in questo secondo episodio. Sicuramente ce ne sarà un terzo di questo lavoro, non lo so, non lo so, ora vediamo. Dunque, allora, cerchiamo quantomeno di fare tutta quanta la parte di sotto, ragazzi, perché, come detto, purtroppo è messa malissimo. Cioè, voglio dire, no, guarda qui. Allora, cerchiamo prima di fare dove riusciamo quantomeno ad arrivare con il getto, e poi dopo magari prendiamo l'impalcatura e la facciamo. Anche se, mannaggia la miseria, metti la prolunga. Va bene, con la prolunga si potrebbe pure arrivare senza l'impalcatura, questo è pure vero, però vedete che c'è qualche parte che prende bene, c'è qualche parte dove prende male. Insomma, tutte ste cacciare qui. Voi che dite? Che dite? Dite, dite. Dite anche voi la vostra, mi raccomando. E naturalmente, ragazzi, come sempre, vi invito a lasciare un like e a condividere questi video del nostro mitico operaio qui che lavora H24 senza mai fermarsi. Metti quello da 40. Quello da 40 famo un po' de fatica. Ma vabbè, comunque. Ah, rimetti quello là da 25. Olè, dai, facciamoci le finestre. Olè, questa è fatta. Damose, facciamo tutto quanto per benino. Olè, a posto pure questo qui. Dai, dai, è così. Bisogna macinare soldi, bisogna macinare soldi. Ok, allora questo qui non me lo dà per quale motivo? Ok, a posto. Mamma mia i pro, mamma mia i pro. Vabbè, comunque, signore, sta procedendo abbastanza bene questo lavoro, questo lavoretto. Prendiamo l'impalcatura, vediamo un po'. È il fatto che io non la posso mettere qui. Mi devo per forza mantenere di cose un po' più distante. E ma come ca... Ok, là l'abbiamo fatto. Saliamo un po' più su. Abbassati. Non so se questa parete è collegata a quella, non lo so. Ora vediamo, ora vediamo. Ok, a posto. Aspetta, cerchiamo di salire ancora più su. E magari vediamo un po', ci facciamo occhio. Questa parte qui, però aspetta. Ora qui possiamo mettere quello da 40 o quello da 25 direttamente senza la prolunga. In modo che comunque sia mi faccio questa parte. In modo che porto finito il cornicione. Come detto, dopo voglio soltanto capire. Anzi, no, mettiamo quello da 15. Dopo voglio vedere soltanto come cavolo fare la parte superiore di questa casa. Vabbè, io continuo a chiamarla casa. Ma questa qui praticamente è la reggia della Lara Croft, quindi fate voi, fate voi. Ok, uno me l'ha dato completato. Cerchiamo di fare anche l'altro. O meglio, questo qui dove sono io adesso. Cioè questo. Olè. A posto.
qui, facciamoci pure questo qui. Come detto, ragazzi, sicuramente non farò in tempo neanche in questo secondo episodio di portare a termine tutto quanto il lavoro, perché come detto c'è veramente tanto da pulire, tanto da fare. Cioè, perché vedete anche voi che praticamente la casa è uno schifo. A ridagliarla costa casa, vabbè ragazzi, io la chiamo casa, ma sicuramente non sarà una casa, ma come detto è una reggia. Fate Bobbis, fate Bobbis. Anche perché sono curioso di provare praticamente SpongeBob, perché so che lì c'è una nuova idropulitrice, da quello che ho visto dal trailer, ora non lo so se è veramente così, se va a cambiare praticamente anche l'idropulitrice, visto e considerato che siamo in fondo al mar, non lo so. Come detto, è tutto da scoprire. Olè, dai, dai, su, forza. Facciamo tutto quanto questo. Tanto questo qui adesso è ok, perfetto. Va bene, dunque, corriamo subito dall'altro lato senza cascare di sotto. Come detto, ragazzi, purtroppo la parte di sotto la voglio fare praticamente dopo. Alla fine. Al momento ci preoccupiamo per la parte di sotto. La parte di sopra la facciamo magari, non lo so, dopo? In un terzo episodio? Sicuramente sì. Al momento facciamoci questa. Ok. Questo qui non so se è collegato da qualche parte, non lo so. Cioè che poi voglio cercare. No, veramente ragazzi, voglio cercare pure di capire come cavolo fare per poter salire. E dai un po', e salta qui. Madonna mia, oh. Ma quanto cavolo sei gnocco. E niente. È possibile che sto tipo non riesce a saltare, non riesce nemmeno a stare in piedi? Che cos'è? Ho capito che dobbiamo lavorare, però. Madonna mia, oh. Ok, dunque salta qui. Sì, praticamente sì, qua è tutto quanto collegato. Vai, vai, vai così, vai così. Tanto comunque è rimasto soltanto un altro po'. E abbiamo fatto anche questa parete. Olè, a posto, parete fatta. Adesso, leva di mezzo sta cosa, piazzala qui. E damose, andiamo avanti. Mamma mia, guarda qua. E quanto finirò qua, ragazzi? Qua non si finisce così, però, eh. E direi di no. Ok, vabbè, dai, possiamo stare anche qua sopra. Non era voluta come cosa, ma lascia fare. Ok, quello fatto. Questo anche fatto. Meno male soltanto che il getto arriva fin là sopra. Come detto, ragazzi, ribadisco, per eventuale piano superiore della casa non so nemmeno io come cavolo farlo. Se veramente posso mettere l'impalcatura l'una sull'altra e andare avanti. Che ne so? Ok, a posto. Vai qua, famo qua. Dammi come completata pure sta parete. No, eh? Niente, questa qua non ti piace? Giovanotto? Com'è? Perché non ti piace questa qui? Oh, meno male. Dunque, dammi questa qui e piazzala qua. Cerchiamo di fare anche qui, in modo che mi faccio anche questa colonna. Olè, a posto. Aspetta, dunque, allora, aspetta un attimo, cerchiamo di salire un pochettino più sopra, facciamo pure qui, in modo che comunque cerco di portarla finita, in un modo o in un altro, lo dobbiamo anche fare. Aspetta perché mi sa che è rimasto un pochettino qui. Ok, facciamo così ragazzi, andiamoci a prendere l'altra impalcatura. E mettiamo. Ma dov'è? Non. Ah, eccola qui.
Forse magari arriviamo anche di qua? Diciamo più o meno di sì, ma più o meno, eh. No, non arriviamo. Dovevo mettere sicuramente il getto un pochettino più lungo. O meglio, scusate la prolunga, che getto più lungo se... Scusate, scusate. Almeno così abbiamo fatto pure qui. Scusate, mi fate scendere? No, ci siamo incartati. Un attimo solo che ci siamo incartati. Allora, aspetta, famo così. E dove va? Ma arriva sto coso qua davanti, toglielo. Aspetta un attimo. Vai qui. Facciamoci prima questa facciata. Fino a dove possiamo farlo. A posto. Scendi, vai qui. Metti la prolunga. E dunque, allora, qua con la prolunga. Devo pure fa, però aspetta, adesso toglila. Allora, qui facciamo un po' più di fatica, ma lascia fare. È tutto come ci pensi. Mamma mia, i pro. Guarda qua, i pro. Allora, questa qui dovrebbe essere quasi fa. Olè, a posto. Vai qui. Aspetta. Ah no, ok. Non lo so se adesso qui il portone è tutto quanto insieme oppure me lo dovrebbe dare come separato. Non lo so, ragazzi. Vabbè, noi per il momento, ragazzi, lo facciamo. Magari facciamo prima la parte interna e poi dopo facciamo la parte esterna. Tiè, guarda qua. Madonna mia. E che cos'è? Cioè, ma veramente so anni che questa non pulisce. Ho capito che c'hai da fare, devi andare in missione, devi fare i giochi, devi fare tutto quello che ti pare, però che cavolo, dai, lasciarla a casa praticamente a zozzeria, cioè non mi pare il caso, ma anche no. Cioè che poi tra l'altro siamo noi che dobbiamo andare a pulire, in pratica, no? E che cos'è? Signora, ma mi faccia la cortesia, venga a pulire lei, vai, vai così. Olè, a posto, facciamo il portone adesso. Riusciamo a mettere magari l'ugello da 40? Forse magari con l'ugello da 40 non lo so. Non lo vedo tanto stabile. O meglio, non è che pulisce poi così tanto alla grande. Vabbè, comunque. Diciamo che non è neanche tanto tanto ostinato come sporco, però ci può stare, ci può stare. Ok. E infatti, vedete che praticamente, vedete? Ci stanno ancora un bel po' di robe da pulire. E questo qui bisogna farlo per forza di cose con quello da 15. Mannaccia la miseria. Allora, qui è meglio farlo con l'impalcatura. Quindi me la piazzi qui. Magari saliamo giusto leggermente. E me la fai con l'impalcatura. Olè, a posto. A posto. Allora, il portone è quasi fatto. Ci manca giusto un po'. Che aspetta, ma manco un po' oppure no? Sì, manco un po'. Allora, o sono io che non riesco a vedere perché... Vabbè, qua c'è lo sporco e va bene. Però scusate, fatemi vedere nella descrizione. Vediamo un po'. Porte 2, pulizia completata. Maniglie porta, va bene. Cornice porta. Cornice porta. Quale cornice? Forse questa? Vabbè, proviamoci, va. Tanto non ci perdo nulla. Oh, la cornice questa è. Non è che... Aspetta, forse magari ho capito. No, non è vero. Oh,
Maniglie, cornice. Me lo segna in qualche modo la cornice? File di Beccatelli. Che so ste file di Beccatelli? E che ne so che so ste file di Beccatelli? Oh ragazzi, però non riesco a trovare questo qui. Dov'è? 99%. Cioè, quindi fate un po' conto voi. Fate un po' conto voi. Di dove cavolo sia questo dannato sporco. Saliamo un po' di più. Vabbè, a parte il fatto qua. Ma non è che questa la cornice? Aspetta, forse evidentemente sì. Potrebbe essere questa la cornice di cui stava parlando? Non lo so, ragazzi, non lo so. Ora vediamo, eh. Oh, e dai, eh. Aspetta, prova a scendere un pochettino. Può anche darsi che sia questa, ragazzi. Ah, ok, sì, perfetto, era questa. Fatemi vedere. No, cornice porta. 2 di 3. Ma aspettate, ma quante altre cornici? Cornici ci stanno? Mamma mia, la dislessia. Ma le cornici queste so. Vabbè, ragazzi, la rifaccio da capo. Che vedevo di? Perché non me la dà come completa. Ok, a posto. Vediamo un po'. Oh, santo Dio, era uno di queste cerniere qui, che non era fatta a dovere. Ok, a posto. Dunque, ragazzi, dunque, allora, anche qui siamo in preda al panico, perché se sta a fa una certa, anche qui sto registrando praticamente già da una mezz'oretta più o meno. Vediamo un po' se riesco quantomeno a fare tutta quanta la parte di sotto della facciata anteriore. E poi dopo magari nel prossimo video ci possiamo concentrare sulla parte superiore. Vediamo ragazzi, vediamo. Ok, a posto, questa qui è fatta. Come detto, ragazzi, non vi prometto nulla perché, come detto, ci sta volendo veramente una marea di tempo. Cambia l'ugello. Anzi, aspettate, a proposito di ugello, abbiamo 147 dollari. Vediamo un po'. Idropulitrici. Vabbè, questa qua 900, 2000, 5000. Però aspetta, possiamo prendere. Allora, aspetta. Urban, Ugello Turbo. Mi sa che non ce ne sono. Allora, attrezzatura. Ah no, Ugello a 0, a 0 e a 0. Infatti noi abbiamo 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tutta quanta questa. Però possiamo acquistare prolunga le cose S in pratica. Quindi questo, questo e questo. Ma arrivato a sto punto non mi servono a nulla. Perché se magari c'era anche un tipo di ugello da 50, perché l'unico che arriva da 40 magari. Da 50 sarebbe stato l'ideale anche, no? Forse. Vabbè. Comunque. Non ci perdiamo in chiacchiere. A posto. Usiamo questo qua da 15. E chi se ne importa? Vai, vai. Vai così, vai così. Buon uomo, vada, vada. Allora. Qui adesso serve praticamente l'impalcatura. Dunque, allora l'impalcatura me la piazzi qui. Ok, a posto, questo qui è fatto. Cerchiamo anche di mettere l'altra impalcatura qui. Magari me la piazzi un po' più qua. Olè, a posto. E facciamoci questo. Olè. Due fatti. A posto. Forza, forza, parete fatta. Olè.
Possiamo... No, sapete che cosa? Perché volevo salire un pochettino di più, però arrivato a sto punto mi sembra quasi che no. Meglio che non sa... Anzi no, forse sì. Almeno così riesco a fare meglio il bordo qui. A posto, cerca di salire qui sopra. Olè. No, ragazzi, come detto, è meglio farlo dopo questo. Cerchiamo di fare tutta quanta la facciata. Che è meglio. A posto anche questo. Facciamoci le cornici. E questa anche andata. Ciao, spero che Winston sia uscito dal frigo in tempo per preparare il tè. Ma questa qui è Lara Croft in pratica. Ma come dal frigo? Ma a parte il fatto che nessuno qui mi ha mai preparato un tè. Ah, signora, ci sono solo due cose che prima o poi vengono fuori, la verità e Winston. Giustamente, giustamente. Ah, signor, però Winston, il tè non me l'ha manco fatto. Ma che cazzo di marito c'hai? Dai, un po'. E che cos'è? Sì, perché praticamente la signora, come detto, è uscita, è andata a fare i suoi giri, le sue missioni, andà a ammazzare gente. Se fa per dire, se fa per dire. Olè, a posto. Se fa per dire, ragazzi, mi raccomando. Cioè, non mi prendete subito alla lettera così per quello che ho detto, ma se fa per ridere, se fa per ridere. Allora, mezz'ora che sto qua a staffa gli straordinari pure oggi. Ma qua praticamente che non fa mai buio, ma com'è? Stiamo a lavorare come dei muli da quanto? Da ieri mattina? Da quando ho fatto il primo episodio? Che cos'è? Qui ti voglio per poter fare la parte di sopra qua. Vai, vai così. Sprigiona, sprigiona la tua idropulitrice, come se non ci fosse un domani. Dunque, allora aspetta un attimo, famo così. Senta, mi scusi, lasci questa qui, grazie. Dunque aspetta, metti questa qui L, almeno così stiamo un pochettino più vicini con la prolunga. Dai, vai così, non ti preoccupare, che va tutto bene, niente va male. Olè. Che ve lo dica a fares. Olè. Aspetta, sali e scendi. Ok. E questa pure è fatta. A posto così. Olè. Dunque, no. Aspetta, fatemi scendere da qui. Un attimo di pazienza, mettila qui, a posto, olè, occhio, fatemi passare. Come detto ragazzi, finiamo questa facciata e ci salutiamo perché sto andando veramente tanto tanto per le lunghe. Se fosse per me ragazzi ci giocherei giorno e notte, però mi devo pure staccare un attimino, che sennò qua le chiappe si fanno a forma di cuscino di sedia. Vai così. Mamma mia, ammazza quanta muffa. Però sto cavolo di Winston qui è manco un tè, manco un caffè, due biscotti, una Coca-Cola, che ne so. Che maleducati, che brutta gente. Mai più a lavorare per Lara Croft, eh. Mi raccomando pure voi, se giocate a questo, mi raccomando, guardate il video. Fatevi prima due conti con la signorina Lara Croft, eh? Mi raccomando, ragazzi, fate i seri. Non cercate di confondere le vostre idee con la signorina Lara Croft, perché non vedo niente. Infatti l'abbiamo appena testato, che non ci dà praticamente manco un caffè, anzi manco un bicchiere d'acqua. A dirla tutta, no?
E che cos'è? Manco un tè, manco un bicchiere d'acqua. Mamma mia. E che cos'è? Olè, parete fatta. Dov'è che ci manca? Ci manca lì, sicuramente, perché qui l'abbiamo fatto. Aspetta, qui? Sì. Mettila un po' più qua. Ma che faccio a salire? Dai! Madonna mia, ma è possibile che ti incastri così, giovanotto? E mettila così, che te devo dire? E olè, a posto. Qua, secondo me, è rimasto un po' di sporco. Però non riesco a capire dove. Perché la cornice qui non me la fa. Arco decorativo finestra, vediamo un po'. Dunque. Allora, telai, finestra, telai, arco finestrone. Com'è che si chiamava? Arco decorativo. Allora, archi decorativi. 7. Ah, 7 di 14, perché giustamente ci stanno pure quelli. Ma come detto, ragazzi, io il tetto non so nemmeno come cavolo sia messo. Se è messo de merda. No, il tetto va bene. E allora qui ci devo arrivare per forza di cose così. Mi sa di sì, ragazzi. Allora, qui ci devo arrivare per forza di cose così. Allora, qui quest'arco non ho capito per quale logico motivo non me lo dà. Ma non appena abbiamo fatto tutto, vediamo un po' per quale motivo non me lo dà come completato. Olè, a posto, ragazzi. Allora, arrivati a questo punto dove siamo andati a finire, io direi di concludere qui questo secondo episodio della serie di Power Wash Simulator. Mi raccomando ragazzi, se potete, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. E mi raccomando, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare naturalmente la campanellina, condividete questi video se potete. E niente, dai, noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Dai, un saluto a tutti da Harry Doctor.